Allora, visto che siamo alla fine, domanda per vedere chi è ancora qui presente. Quindi la domanda sarà molto rapida, vi chiedo una risposta altrettanto rapida. Ok? Siete pronti? Bene. Veloce, eh? Di che colore è la neve? Vabbè. Cosa vede la mucca? Sì, la... apposta, era per capire quanti siamo arrivati. Qualcuno del parco, quindi chiede tra qua, cioè gli altri si adeguano. Ok. Allora, era solo una cosa per attivare quello che è stato detto al nostro emisfero destro, che poi è quella parte del cervello che addirittura va ben oltre questi 5 milioni di anni, perché va fino a 80, è il cervello che si è formato per primo, quella che addirittura era nella memba, e hanno scoperto che era ciò che permetteva alla memba stessa di andare via dal dolore verso il piacere. E da lì non è cambiato nulla. Tutti noi esseri umani andiamo via da ciò che ci dà fastidio e andiamo verso ciò che ci fa stare meglio. Questa è la base della struttura di approccio di composta. Avete sentito diversi colleghi, alcuni avevano temi che potremmo definire un pochino più tecnici, la maggior parte trasversalmente ha presentato l'importanza poi alla fine di come le persone fra loro si muovono. Perché? Perché finché il lavoro è fatto dalle persone, le persone faranno sempre la differenza. E allora si è pensato di chiudere questo pomeriggio con un'attività che vi chiedo di fare in 5 minuti, perché sappiamo che ne abbiamo in totale ormai 12, e quindi 5 minuti vi lascio affinché possiate con la persona che avete vicino, chi non ha nessuno vicino o si sposta o fa una coppia da solo, è già per un'evoluzione, e quindi potete anche fare coppia da tre, va bene? Per dire, avete questo foglio che vuole in pochi minuti racchiudere una sintesi che, come per tutti gli altri colleghi, è stata tale, quindi richiede poi un'ulteriore espansione dove fosse interessante farlo, ma in 5 minuti si può fare una sintesi delle grandi differenze fra i gruppi e le squadre. Perché per quanto riguarda la mia esperienza, io ho passato tutta la mia vita fino ad oggi a lavorare con le persone, io ho fatto sempre solo questo di lavoro. Persone di ogni ordine grado, quindi dall'amministratore delegato fino all'addetto alla reception, dal marketing fino alla logistica, amministrazione, quindi come dire verticale e orizzontale. E in Italia c'è una buona confusione per quanto concerne la definizione dei termini, perché molte volte titolo traducono gruppo, ma non sapete che vuol dire squadra, quindi c'è già una confusione semantica, figurati dal punto di vista culturale e comportamentale. Molti pensano che essendo insieme siamo in 5, siamo già una squadra. Tu vai in giro per aziende, banche, strutture varie, oh mi raccomando, giochiamo in squadra, mi raccomando, siamo una squadra forte, crediamoci, diamoci dentro. E la persona pensa che sia squadra già solo perché l'ha detto. Avete, per chi di voi ha esperienze anche sportive, sa bene che ciò purtroppo non è così banale, perché giocare a squadra richiede una grande disponibilità emotiva, intellettuale ed energetica da parte del gestore, che noi potremmo chiamare l'allenatore piuttosto che l'imprenditore o il manager, e richiede anche una buona disponibilità da parte dei giocatori, che sono poi operai o impiegati, e richiede una conoscenza culturale che spesso non c'è. Allora, in pochi minuti vediamo le differenze, così uscite di qui con un ulteriore arricchimento comportamentale per cui domani sapete se, qualora vi doveste trovare insieme ad altre persone, siete più vicino al gruppo o più vicino alla squadra. Ci sono altri due ecosistemi prima, che io non cito più. Il primo è il mucchio, che è il mucchio di pietra, inamovibile, proprio stantio, ferro, non locale. Il secondo è il branco, tipo bisonti, per cui è un'eostasi, arriva il predatore, pazzisce il bisonte, scappa, purché non lo chiami il predatore ne prende uno, se lo mangia, la piatta dice non è toccato a me, perché si ferma e continua a mangiare. Fine, questo è il concetto del branco. Ogni tanto in qualche azienda c'è ancora, dove in Italia esiste il 90% della realtà è gruppo, poche volte troviamo squadre. Vediamo le differenze. Allora, avete già intuito come funziona. Al centro avete il riferimento culturale sul quale impostare le vostre conoscenze. A sinistra avete ciò che nel gruppo è definito, a destra abbiamo voi. Andate a lavorare, poi io con voi chiudo, faccio sintesi, vediamo se ci avete preso oppure no. Chi dovesse azzeccarne più di tre, so che Michele fornirà un microonde. Due microonde, quindi abbiamo esagerato, quindi sono proprio corrente, e per chi non ce l'avesse fatta si deve risorgire altre 4 ore di convention meeting da notte, quindi con 10. Allora, funziona così, valore dominante. Le gruppe
notare, prima lo facciamo insieme, giusto per dare un là alla cosa. Se nel gruppo è partecipare, nella squadra qual è la loro dominante? Stiamo tutti che già lo sanno fare i clienti? Ecco, è già forse. Io no? Dai, dimmi. Condividere oppure? Vincere. Allora è vincere. Condividiamo che fa lo stesso tempo. Non è detto perché è proprio semplice, se a te piace complicarmi la vita, è giusto, non è importante. Più riesci a stare male e più fare strada. Perfetto, abbiamo capito il momento della questione italiana e quindi molto bene, prossimo progetto. Allora è vincere, perché ragazzi, questo adesso è bello, stiamo veramente facendo una pillola di una roba che come tutte le altre richiede del tempo. Qui c'è un modo culturale sotto devastante. A noi ci hanno detto che veramente basta partecipare nella vita, è una cazzata. Basta partecipare. Perché nella vita conta quello che fai, non le buone intenzioni che hai. Perché quando è fine del mese, se devi pagare un mutuo, non puoi andare dal direttore e dire mi sono impegnato tanto a cercare delle aule da fare. No, devi avere i soldi per più del mutuo. L'impegno è importante, ma si pagano solo i risultati. Quindi è un qualcosa di un pochino più lungo, più nudo, però la vita è come potete. E quando giochi giochi per vincere, non c'è nessuna squadra che gioca per perdere. Se è una squadra vera, poi diciamo stare a pastette economiche, bla bla bla. Ma se giochi giochi per vincere. Ok, questa è l'idea, vieni. Fate voi e poi io sento cosa vi fate. Thank you.
scusa. Cosa significa chi se lo merita? Andiamo avanti, potrebbe essere un problema. Ok, perfetto. Allora, è chiuso, quindi è aperto a pochi. Ma chi sono questi pochi? Quelli che hanno conoscenze e competenze adeguate per l'obiettivo che si prefigge la squadra. Ecco perché, per esempio, nello sport esistono le categorie. Se fai parte della Serie A, devi avere delle prestazioni fisiche e anche di conoscenza per poter agire un campionato adeguato alla tua categoria. Okay? Quindi chi ha conoscenze e competenze adeguate per gli obiettivi che ci si prefigge, secondo le sfere di gioco, queste cose possono aiutare. Ok, poi, quindi aperto a pochi, non tutti possono far parte della squadra, questo è il concetto. Atteggiamento verso le persone, ecco, qui c'è uno dei punti che in Italia facciamo un po' fatica ad accettare, perché anche è stato ritenuto male di solito. Di là, il concetto è che il più debole viene aiutato. Nella squadra il più debole... Ok, viene espulso, cioè viene lasciato in panchina, in questo senso. Allora, spieghiamo un secondo questo concetto qui. Non vuol dire che il più debole è uno sfigato e viene defenestrato e lanciato nel vuoto così impara a essere più debole. Ecco, il più debole vuol dire che non è più adeguato per quel tipo di performance che ci si sta chiedendo e quindi o lo rimettiamo in condizioni di rimanere adeguato, se fosse una si parla di formazione permanente, si parla di cambio di ruolo, si parla di una serie di attività che laddove si potessero fare la persona utilizza il suo sapere per altre situazioni. Ma se nonostante noi si faccia tutto questo, la persona comunque rimane non più adeguata rispetto a, non può stare in squadra. Perché? Perché ragazzi, il concetto di base delle squadre è o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Se lo schiacciatore nella pallavolo tira fuori, è inutile che io ho un panierista straordinario, un alzatore fantastico. La squadra è persa. Ecco dove sta poi la crudezza del concetto. Cominciamo a perdere. Quindi il più debole, nonostante sia stato messo in condizione di se non ce la può più fare, è la storia. Io mi sono schiantato per dire da Kill nel 2009, non riesco più a giocare a beach come giocavo prima. Il mio socio, gli ho detto trovate un altro socio. Siamo amici da una vita, ma non è che perché sei amico mio devi giocare per perdere, perché o facciamo una partitina pomeridiana, ci sta, se ti iscrivi al torneo ti iscrivi per vincere. E allora non giocare più come io, non performo più come una volta, non ce la faccio più fino. La scusa è la in realtà che sono colto ormai. Molto bene, però è credibile dove tutta. Il supporto è di tipo fisico, gruppi, squadre? Esatto, mentale, quindi lo incentiviamo, lo stimoliamo, lo motiviamo, ma è sempre un supporto psichico, quindi non è fisico ma è così. Poi, scelta degli obiettivi, modesti. Allora, viene da dire ambiziosi. Da una decina d'anni le banche usano sfidate. E io cambierei sia ambiziosi che sfidate, e vi suggerisco al limite. Che è un concetto leggermente diverso dal punto di vista proprio semantico, cioè. Qual è il tuo limite? Perché se il tuo limite è 8, io voglio 8, se il tuo limite è 7, voglio 7, se il tuo è 10, dammi 10. Questo vuol dire anche accettare la disponibilità delle singole persone nelle loro capacità personali, perché qui non dimentichiamo il concetto del titolo, dal valore del singolo alla squadra di valore, ognuno di noi ha un valore, il problema è che quando ci massificano e ci dicono che siamo tutti uguali, altra cazzata perché non è possibile, tu cosa fai? Ti metti in relazione con lui, lui prende 9, io prendo 7, io mi sento sfigato perché lui è più figo che 9. E lì cominciano i casini. Se invece io pensassi che il mio 7, se il mio 7 è il mio massimo, per me è il top di quello che posso dare, lui da 9, insieme possiamo fare molto di più. Perché la squadra viene di sinergie. E sapete che la sinergia è fatta da insieme di soggetti e non è detto che siamo tutti delle eccellenze. Infatti chi di voi segue sport come il calcio mi dice, perché io non lo seguo, che a volte giocatori fighissimi che si mettono insieme, quella squadra lì non riesce a performare come invece ci si aspetterebbe, perché sono tutte stelle, dovrebbero fare numeri straordinari. Non è sempre così, ok? Quindi l'aiuto diventa di tipo psichico e la scelta degli obiettivi diventa al limite. Così come ci chiediamo, per realizzare l'obiettivo ci si accorda verso il modo più comodo di solito nei gruppi, nelle squadre non è comodo, ma è il più efficace, cioè il meglio,
chiediamoci qual è il meglio. Ma come facciamo a aggiungere il meglio? Ci dobbiamo allenare di più, ci alleniamo di più. Dobbiamo cambiare attrezzatura, cambiamo attrezzatura. C'è da mettersi a studiare, studiamo. È un po' il concetto che i colleghi hanno parlato quando parlano di agile piuttosto che di riusciamo a rimanere adeguati con i cambiamenti, che nel mio mondo del comportamento si chiama flessibilità, che è la capacità in tempo reale di adattarsi ai cambiamenti di contesto. Io sono il coach da Adriano, perché mi stanno insegnando come si fa a rimanere adeguato in un mondo che è cambiato e a capire cosa c'è qui dentro, e io ne farei felicemente a meno, ma mi hanno detto non puoi perché se no sei morto, allora io ho detto non vorrei vivere ancora qualche anno, allora bisogna imparare a usare questa parola. Sì signore. E io vado a ascoltare ciò che racconta Adriano per imparare a usare i social, per imparare a usare i vari strumenti che istintivamente mi viene a dire ci va voglia di energia, ragazzi, alcuni giorni c'è di più, alcuni meno, ma il mondo se ne fotte di come stare, bisogna fare e basta. Decisione, condivisa con riserve, sì, vabbè, io però non sono andato d'accordo, tipico di dubbi. Vabbè, facciamolo uguale, poi lo fate, fa, te l'avevo detto. Questo è di famiglia, tra l'altro, abbastanza diffusa, no, questo è il concetto, eh. Ecco, la squadra non è giusto, si discute fino alla fine, si fa una scelta, si prende, quindi è condivisa senza riserve. E addirittura vi dico un passaggio in più, quando fra i componenti della squadra non si arriva a un accordo, la scelta la prende il leader, che è pagato per decidere, quelli veri, non i vari pagliacci che purtroppo vediamo tutti i giorni. I leader veri scelgono, e se sbagliano pagano e se ne vanno, se non riescono a recuperare. Perché il prezzo che hai prestato alle 6 è quello di, è vero che hai il potere di decidere, ma paghi anche il prezzo della decisione, se non sei capace di stare lì, perché cambi tutto. Perché comodo dire sempre che quando non funziona è colpa loro. Abbiamo fatto una grande azione, certo, quando ci sono io. Ecco, questo è comodo, non funziona. Nelle squadre vere non funziona. Per cui, decisione senza riserve. Se non sei d'accordo, fuori, decido io libero. Non sei d'accordo, stai fuori. Potrei sbagliare, ma se non sei d'accordo non sei d'accordo. Attenzione verso la pianificazione e la programmazione. Minima, di là, massima, per forza, perché pianificare e programmare sono la parte dello sviluppo di forma di realizzazione degli obiettivi che i colleghi hanno più volte esplicitato. Il criterio di intesa delle persone è basato su ragionamento e discussione di gruppo piccolo. Vi vediamo, quanto stanno, passati 3 mesi, finito, il mondo è già girato 3 volte, non ci serve. Di là non si lavora per ragionamenti dal punto di vista del discutere come funziona una squadra. Legittimata dai risultati. Questo lo sai dopo. Questo lo sai sempre dopo, scusate, sono funzionato, ma la domanda è come fai a funzionare? Quali sono i due elementi che usi? Qui è un po' di confine, immagino che il vostro silenzio sia perché avete scritto ma non mi sentite di dire, no? Lo dico io, è bianco, non è scritto niente, non è quindi è sincronie e automatismi. Hai visto? Le squadre lavorano su sincronie, ecco perché ragazzi ci si allena per ora. Prendete come esempio il pit stop dell'automobilismo. Quelli in una manciata di secondi fanno quello che uno normale ci mette un mese, fa tagliato, ci va un mese, ma quelli in 7 secondi ha fatto tutto. Per fare quell'operazione in 7 secondi, quante ore devi stare? Pensate in modo sincronizzato. E per eccellenza, no? Quando li vedi uscire dall'acqua che sembra un buon joystick, telecom micidiale. Ore, 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 ore. Ecco perché il training è continuo, perché tu diventi ciò che ti eserciti, e se non ti eserciti o sei un genio e allora non ti discute, ma se vuoi diventare un talentuoso bisogna di allenamento tutti i giorni, e quindi l'automatismo, la sincronia è l'elemento vincente della squadra. Qui c'è un altro bel tassellone tutto italiano che richiede un po' di ampliamento emozionale. Il rapporto deve essere simpatia. Nelle squadre non c'è la simpatia come elemento base. Cosa c'è? La stima. Chi ha detto? Puoi concorrere per il microfono, va bene, per disegnare. La stima, ragazzi, che poi ha anche fiducia, perché tu ti fidi di chi stimi, o stimi dunque di chi hai fiducia. Quindi. Invece noi culturalmente siamo abituati al simpaticone, uomo o donna che sia, cioè, ah, quello
che si muovono, no? Cazzo, non importa, è allora, di che stiamo a parlare? Se l'hai selezionato per andare a fare l'animatore turistico, hai fatto bingo, ma se non fai parte di quel mondo professionale, è inutile che c'è vicino che ti fa ridere, deve essere uno bravo, deve essere una persona brava. Dice simpatica, no, ci vai a mangiare la pizza, no, ma quando lavoriamo sono contento che qui sei, perché? Perché se non fosse qui sarebbe della concorrenza. Allora uno bravo, io lo voglio in squadra, poi non è simpatico, simpatos, non entra in emozione con l'altro, ma ci sta, non dobbiamo essere forse simpatici, non ce li scegliamo i colleghi della concorrenza, non te li scegli. Ed ecco la complessità sia di chi ha il collega che non gli piace, sia del gestore che ha delle risorse che non può gestire come vorrebbe, perché è quella che ha. La squadra pura è, io mi scelgo i giocatori e pago per averli scelti o vinco perché li ho scelti. Sistema italiano non permette di mandare via chi non lavora, se no non saremmo come siamo messi, tutto semplice, neanche tanta fantasia. Perché se tu prendi dei soldi, fai quello che prendi, se li prendi e non fai, è un amico del cuore. Pedalare è trovare un'altra cosa, non far mica incatenare, non cambia lavoro. Qui non lo tocchiamo anche a questo punto, ma è importante la stima. Poi se lo stimi c'è simpatia, va, fantastico. Ma tra i due preferisco uno un pochino più introverso, un po' meno disponibile alla relazione, ma molto più facile. Infine abbiamo collaborativo, e di là sarà? No, è quell'altra parola che a me non ci piace tanto. Competitivo, si compete, nelle squadre si compete, giochi per vincere, vince uno solo. Lasciate stare gli sport dove c'è il pareggio, che spesso è una roba economica, hanno fatto per i soldi, lo sport puro è o vinco o perdo. Avete mai visto uno che fa il salto in alto e rimane cacciato la sticella? Su, su. E pareggiare, pareggiare, ce la fai o non ce la fai? Fine. Il contratto, o te lo paghi, no? O non è venduto. Non ti raccontare che è venduto perché ha firmato, è venduto quando sono entrati i soldi. Allora è venduto, fino a quel momento è una presunta vendita. E questa è una cosa importante, perché se no ti racconti storie che non coincidono con la realtà, perché ti fa stare meglio raccontare quanto ce l'hai fatta, non è così. Per cui io competo, oggi ti competo. Poi ragazzi, non si compete all'interno. I ragazzi di Strategy, parlo di loro perché li conosco di più, non è che all'interno competo, non è che fa. Ho fottuto Adriano, figo, io ti ho fottuto più che ok, dai, vediamo, ti fottiamo domani. Perché questi non sarebbero arrivati alla sua grande, per l'età che hanno. Sono stati insieme, con intelligenza, una volta, quando c'è da dire le cose si dicono, quando c'è da migliorare le migliorano, quando c'è da fare gli esercizi si fanno. E io, anche perché c'è questo rapporto tra noi straordinario, ho scritto dei fogliettini dove ognuno di quelli che ha parlato, gli ho scritto secondo me che cosa c'è ancora da fare con questo parlare pubblico. Pensate che cavata, non sarà che visto che mi fate pure la striscia ogni volta che non so usare internet. Però facendo questo gioco si cresce divertendosi, perché se non ti diverti non cresce, diventa patoso. E voi che ancora, o avete appena finito, o ancora siete su questi scrani, come si dice, sapete che quando qui c'è qualcuno che ti fa un'attenzione, non conto, se no non ti passa più. La differenza la facciamo sempre noi che parliamo, noi contenuti. Ultimo punto, se ti piace un manager, noi abbiamo bisogno che una squadra ci sia quello che chiamiamo un leader o un coach. È nuovo per dire che un soggetto che sa stare con una persona. Il manager potrebbe essere molto bravo a gestire i mezzi della produzione, ma non saper parlare con le persone. Invece le squadre hanno bisogno di un rapporto. Questo è stato sempre presente in tutti gli speech precedenti. Rapporto. Le persone fra loro fanno la differenza. Grazie ragazzi, grazie di essere stati qui, grazie Michele per avermi invitato, grazie ai colleghi. Avete domande da fare, Paolo è qui, lo potete trovare su tutti i social perché è un arco tecnologico. La verità sul microonde, però mentre ne so, un iPad al microonde è l'unico strumento che riesce ad utilizzare. Scusate, mi devo dedicare un attimo perché era un sacco dopo questo evento qui. E io faccio solo una chiusura molto veloce, cioè questa slide, Paolo, se volete raccontare cosa fai a livello di squadra con. Il centro di squadra qui raggiunge il massimo del livello possibile per noi in Italia, io insieme.
insieme a Leonardo Milani, che è il collega che fa la selezione dei piloti dal punto di vista psicologico. Attualmente siamo 12-2, se vuole tirare profilo, dice, nel mondo, se no anche solo in Italia, che abbiamo l'onore di poter lavorare con quelli che qui il 5 di maggio, per chi, 5, sì, di maggio, per chi voi è riuscito a paragonare a vederli, di volo, insomma, le frecce di volo. Perché? Perché questo è un insieme di persone che sono eccellenti, non abbiamo altri aggettivi, eccellenti per il tipo sia di prestazioni che riescono a produrre che per il tipo di comportamento che hanno tra loro. E di solito uno dall'esterno presume che siano dei torgani, invece è tutto il contrario. Vi dico solo una parola: la base del rapporto tra queste persone che negli ultimi 8 anni ha permesso loro di diventare quelli che sono e attualmente rimangono i migliori del mondo per numero di aerei che volano insieme e per tipo di esibizioni che fanno, è una sola parola: umiltà. Completamente all'opposto di quello dall'esterno potrebbe immaginare. Infatti pensate che quando arrivano ogni tanto quei figlietti, no, che arrivano, quando si presentano, Leonardo può fare, ah, e poi dice, è stato bellissimo quello che ha fatto. Non ci può stare quello che dire di un egoico eccessivo, perché c'è un problema solo quando sei da su, non torni giù se sbagli. Quindi non ci serve il figlietto, ci serve uno che sa stare con gli altri. E questa è gente che per i precedenti 5 anni, prima che entra lì dentro, ha zero errore di volo. 5 anni, zero errore di volo, ha 700 ore di volo sulle spalle, si è guidato gli Eurofighter da 2300 km all'ora. E ritorno a volare a 600 km all'ora. Quindi è come dire Schumacher che va a fare le gare con la Panda. E chi di voi ha visto le esibizioni? Quando il pilota è il solista, che si chiama tale perché da solo, c'è un pezzo dove lui vola con l'aereo praticamente a testa in giù sull'acqua. Che ci sono dei filmati che possiamo vedere in corso, che sono micidiali, perché non hai riferimenti. Stare a testa in giù e volare sull'acqua, infatti, sono le frecce di colore. E allora abbiamo chiamato Squadra Eccellenti, un momento che noi organizziamo quando si può, alla fine di marzo e i primi di giugno, perché poi o meno i primi di maggio, dipende dalle stagioni, poi cominciano a volare per le esibizioni. E si va in base al suo rivolto, dove loro hanno sede, e si fanno un corso del capitano, il comandante, insomma, viene tra con noi un corso. Un'esperienza un po' particolare, dove non è strano di questo, non vediamo l'ora senza volare al contrario. E allora chiudo velocemente, siamo stati nella promessa, cioè ci sono, faccio solo una chiusura molto veloce, ripeto, poi se ci sono delle domande ovviamente tutti coloro che hanno parlato sono qui a disposizione. Oggi abbiamo raccontato quindi 9 passi che secondo noi concorrono a far diventare un'idea, un business, passando, siamo passati dallo scenario che identifica i bisogni, da vedere i bisogni che hanno le persone rispetto a quest'idea, siamo passati al modello di business che identifica il valore offerto, quindi qual è il vero valore che la mia azienda, la mia potenziale azienda offre agli utenti. Abbiamo parlato di business plan che identifica la sostenibilità come metodo di un business, quindi i numeri, e l'evento pitch che è una splendida sintesi di come tutte queste cose possono essere raccontate e dette. MVP, allora viene identificato in Start Small, Francesco ci ha raccontato come fare piccoli passi e ridurre il più possibile per andare subito sugli utenti e vedere se le cose funzionano. Customer development, quindi andare verso gli utenti finalmente, e quindi saranno loro a dirci se la nostra applicazione, la nostra idea, il nostro servizio e quello che abbiamo in mente funziona. Metriche, misuriamo per avere veramente delle risposte alle nostre domande. Lavorare in team con metodo e disciplina, non ci dimentichiamo della disciplina perché il metodo solo non serve assolutamente a niente. E la squadra, perché questo l'ho rubato, Mattia mi perdonerà. Caro amico, il giorno del 1 più 1 con 11, 1 più 1 più 1 fa 111, bellissimo, quindi io l'ho un po' rubato e non l'avevo mai visto. Finito, questo per noi è il po' extra, quello che raccontiamo sotto questo cappello, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, grazie a voi che siete stati qui tutto questo tempo, e ovviamente se ci sono domande sono tutti a disposizione, domande o approfondimenti. Andrea, questo. Volevo chiedere sulla squadra. Immagino che costruire una squadra a zero sia più semplice.
formare un gruppo di una squadra, un gruppo di sistema di una squadra. Buono. Eventualmente, trasformare un gruppo in una squadra, da dove si fa? Cambiandoli. Ok, la prima cosa che hai detto, sì, se c'è una buona capacità di selezionare le persone, perché il presupposto è che abbiamo una buona selezione per riuscire ad avere una buona quantità di persone in squadra, sia per qualità che per qualità. Però è di minima durata, perché noi tutti cambiamo costantemente, quindi capisci che l'essere umano, essendo soprattutto mosso dalle emozioni, perché noi siamo motivati e coordinati dalle emozioni, poi siccome ci hanno detto che la parte razionale che conta, ci raccontiamo spesso perché facciamo cose che la parte razionale non capisce, ma è quella motivo che comanda 82 milioni di anni, la parte del cervello razionale 100.000 anni, di esistere. E allora comunque che tu li abbia selezionati alla grande o che tu ce li abbia già lì, c'è un gran lavoro di amare, un gran lavoro di fino, un gran lavoro di attenzione, per cui il leader deve essere persona sensibile, persona che ama stare con le persone, che ama le persone, perché se sta sulle palle le persone finiscono, non è che stende il giorno dopo, no? Figurati. Quindi è molto molto articolato. La richiede per fare prima e meglio una buona disponibilità culturale per fare meglio. Questo sì. Ecco che dicevo che un problema anche molto di cultura, di Italia, di cultura non ci siamo molto molto forti. Non siamo abituati a lavorare né con gli altri, né per obiettivi precisi, né a raccontarci le cose come stanno. Noi viviamo in una cultura che fa piacere. Quindi ti racconti sempre che non è colpa tua, ma sai, è nato, è freddo, è lunedì. Già da 5 ci sono rimasti 3 giorni, devi sperare che la parte di giovedì funzioni, se no tocca farsi una grossa. Noi oggi lavoriamo, io vado nell'azienda e mi fanno, no, non viene settembre, parliamo settembre. Dice, settembre non c'è 300 giorni, io dice una 30, quindi tutti i settembre come lavorerei? Perché adesso sai, è inutile pensare adesso, c'è le vacanze. Quando stai andando? 3 mesi. Perché l'adulto italiano lavora con la scuola, finisce giugno e la testa dell'adulto ricomincia quando ripone la scuola a 15 settembre. Infatti fa, quando c'è un di corsi dice facciamo l'8 settembre. No, ancora la scuola non inizia. Ma te vai a scuola, ti ho detto. Poi evidentemente la decina. Risposta. Dopo cosa c'è da fare? C'è tutto un lavoro sulle conoscenze del comportamento, si induce il comportamento, lavorare con le tecniche dell'empatia, dell'ascolto attivo, ci sono strumenti, poi perché sono ingredienti funzionali per la forza. Sì, mi consiglio un libro da leggere e una carta da leggere spesso in azienda. Oh, miseria. La prima è più facile, la seconda, io cosa faccio? Non posso darti la seconda risposta perché dipende da che tipo di azienda, che tipo di persone hai, puoi chiederti tu qual è la frase che secondo te a te tanto piace e pensi possa essere utile per stimolare il concetto di obiettivo che la tua azienda o quello della lavori ha. Libri da leggere sulla squadra. Libri da leggere sulla squadra. Io te ne dico un altro invece, che è sull'atteggiamento mentale che ti aiuta a pensare che quello è una squadra, che è psicocibernetica. È un titolo che sembra complicato, invece è psico e deriva da psiche. Cibernetica da cibernetica. Aiuto, spiego. È molto chiaro. Cibernetica è l'arte del timoniere, per cui il senso è la mattina quando ti svegli, sei tu che decidi dove andare o è il cervello che decide per te. Quindi è come dire, sei tu che scendi o scii, perché è pieno di gente che scende e poi scia. Che fa la differenza. Allora, quel libro lì ti aiuta ad avere un atteggiamento mentale propositivo, a visualizzare ciò che ti serve e a coinvolgere le persone in un linguaggio che possa essere utile per te. Anche se è un libro vecchio, rimane vecchio perché è del 66, figurati, ma questi principi sono sempre stati anche per me. Grazie. Figurati, grazie a voi ragazzi. Ma quindi proprio il caso del logo extra, poche parole del processo, come funziona? Cioè il ragazzo ha un'idea, viene da voi e poi noi lo aiutiamo rispetto allo stadio in cui è a concretizzare queste cose. Non è detto che tutti hanno bisogno di tutto questo processo, uno, facciamo tutto noi, come avete visto abbiamo chiamato altri professori.
professionisti e altre persone, siamo una piccola azienda, quindi pensiamo che il network funzioni veramente, quindi quello che cerchiamo di fare è proprio stradare rispetto alle necessità che ci sono. C'è chi ha bisogno di lavorare sul team, chi ha bisogno di lavorare su un prototipo, chi ha bisogno di lavorare su un business model, quindi dipende un po' dallo stadio. Ci capita di parlare con persone che hanno esigenze completamente diverse, chi non fa assolutamente niente, chi viene già con una presentazione delle impostate, chi viene già con un modello di business, chi viene già con un piccolo prototipo. Quindi rispetto alla situazione noi cerchiamo all'interno di questo contesto di dare i giusti e offrire i servizi giusti. Grazie, buona serata. Ah, bella, non devo dare la carta. Spegna, no?